Buonasera amiche, buonasera amici, ben ritrovati in diretta, siamo a commentare l'ennesima follia che arriva da Bruxelles. Pochi minuti fa è arrivata la notizia che Milano e quindi l'Italia hanno perso l'assegnazione dell'Agenzia Europea del Farmaco, che tradotto in soldoni significava un indotto di quasi 2 miliardi di euro per il sistema Italia, 900 lavoratori, un indotto economico incredibile per tutto quello che è la ricerca farmaceutica, il sistema dell'accoglienza, il sistema dei trasporti. E sapete come hanno scelto? Sono arrivati in finale Milano e Amsterdam. Adesso ve lo faccio vedere come sceglie l'Europa qualcosa che riguarda migliaia di lavoratori, almeno 3.000 di posti di lavoro in ballo. Adesso vi faccio vedere l'Unione Europea, a cui voi, noi, come comunità italiana diamo 17 miliardi di euro all'anno. Ebbene, questa scelta come l'hanno fatta? Lanciando la monetina, ma neanche nei campetti di calcio di periferia ormai si decide lanciando la moneta. Ebbene, i ministri degli affari esteri, ovviamente l'Italia non ha mandato il ministro, era Alfano, ha mandato il sottosegretario, era una roba di poco conto, no? Migliaia di posti di lavoro e 2 miliardi di euro in ballo, da un'Unione Europea che per molti, troppi italiani, significa solo sacrifici, soldi, tasse, vincoli sull'agricoltura, vincoli sul commercio, legge Fornero e tutte le menate che arrivano da Bruxelles. Una volta tanto che può arrivare qualcosa di utile, arrivano in finale Milano e Amsterdam, e come decidono? Lanciando la monetina, ma neanche nella finale di Lega Pro lanciano la monetina. Noi paghiamo 17 miliardi di euro all'anno un'Unione Europea che oggi riunisce i ministri degli esteri per decidere dove verrà dislocata l'Agenzia Europea del Farmaco, che ripeto riguarda la ricerca, riguarda l'innovazione tecnologica, riguarda il futuro di tanti nostri giovani laureati, medici, ricercatori che sono costretti a scappare in giro per il mondo perché in Italia ci sono poche opportunità. In finale arrivano Milano e Amsterdam e come decidono a Bruxelles? Lancio la moneta. E poi mi dicono, ma perché sei euroscettico? Ma voi quando andate a discutere un mutuo in banca, lo decidete col lancio della moneta? Non ho parole. Ripeto, questa è gente che ci prende in giro. Poi per carità, evidentemente doveva andare così, ma vi par normale che i destini di una comunità che si vuole come avanzata vengano decisi a sorte? Io adesso sono qua in aeroporto, sto per prendere l'aereo, per andare avanti e indietro, uno si sbatte, anche salvare un posto di lavoro per me è un successo. Oggi ho incontrato i rappresentanti di imprese italiane eccellenti che producono in Italia, che investono in ricerca in Italia, che assumono ingegneri italiani, anzi mi dicevano, Salvini, quando andate al governo date una mano perché bisogna riformare la scuola, la formazione professionale, mancano periti, noi abbiamo fame di ingegneri. Queste aziende che lavorano nell'elettronica assumono 5.000 ingegneri, ma mi dicono se ce ne fossero 20.000 sfornati dal Politecnico, noi ne assumeremmo 20.000 non sottopagati, ma assunti veramente. E oggi a Bruxelles viene fatta questa scelta dossier contro dossier, Roberto Maroni che giustamente ha fatto il diavolo a quattro, si sbatte, ha messo a disposizione il Pirellone per ospitare gli uffici, i dirigenti, i dipendenti, i lavoratori, i ricercatori di questa agenzia europea. Arrivano in finale Milano e Amsterdam e come si decide? Col lancio della moneta! Nel novembre del 2017. È un'Unione malata, è un'Europa malata che ci riempie di denari e quando c'è l'opportunità di sviluppare un tessuto economico che non riguardava solo Milano evidentemente, ma riguardava tutta l'Italia. Il settore del farmaco in Italia muove 33 miliardi di euro, poi è vero che ci sono delle lobby che ci giocano, eh? E qua ritorniamo alla polemica sui vaccini, ebbene no, decidono col lancio della moneta.
Ragazzi, ma vi rendete conto che c'è qualcuno a Bruxelles che ci prende in giro? Ma voi ritenete che il destino dei vostri figli debba essere appeso al lancio della moneta? E l'Italia peraltro non manda neanche il ministro a rappresentarci, ma un sottosegretario, neanche tanto fortunato evidentemente. Perdonatemelo, sono incazzato nero. Tu vai, giri, parli di risparmio energetico, di energie rinnovabili, del futuro della ricerca, di una buona scuola che deve tornare veramente a essere una buona scuola, non come la schifezza della riforma di Renzi, di una riforma dell'università che premi il merito, non le amicizie, le conoscenze, le raccomandazioni, e poi quella comunità che dovrebbe rappresentare il nostro destino di pace, di lavoro, di benessere, di futuro, decide col lancio della monetina dove mandare le agenzie europee. Siamo fuori di testa, siamo fuori di testa. Ennesima dimostrazione del fatto che questa Unione Europea è un'enorme presa in giro che costa agli italiani 17 miliardi di euro all'anno. Cioè voi, cioè noi, diamo all'Unione Europea 17 miliardi di euro all'anno e quando ci sono scelte così importanti per il nostro futuro e per i nostri figli, si decide col lancio della monetina. Il lancio della monetina lo facevo io quando avevo 12 anni e dovevo decidere chi cominciava a giocare la partitella al campetto dell'oratorio. E qua decidono invece... Questo è. Permettetemi di essere quantomeno perplesso e permettetemi di avere dei dubbi sul fatto che questa Unione Europea rappresenti lavoro, rappresenti democrazia, rappresenti certezza e rappresenti una... speranza per i giovani, il lancio della monetina. Aspetto i commenti di Prodi, di Renzi, di Monti, di tutti gli euroentusiasti. Ecco, sapete la monetina che fine dovrebbe fare? Quella monetina. Non è normale. È una settimana di lavoro, certo non parte nel migliore dei modi. Sono contento però mercoledì, anche a vostro nome, di tornare a incontrare nonna Giuseppina, ve la ricordate, la 95enne terremotata marchigiana che lo Stato italiano sta facendo vivere in un container senza bagno in pieno inverno, perché se Dio vuole, se il governo e il Parlamento non cambiano idea, riusciremo a farle passare il Natale in casa e al caldo grazie a un emendamento su cui cocciutamente, testardamente la Lega ha tenuto duro, convincendo il governo ad assumerlo nella manovra economica che è stata discussa. E lì non abbiamo scelto col lancio della monetina, ci abbiamo messo impegno, cuore e coraggio. E sono contento del fatto che un'associazione di produttori napoletani di presepi verrà con me mercoledì sull'Appennino marchigiano a donare un presepe a nonna Peppina, nella speranza, io dico nella certezza, ma siccome in Italia non si sa mai ormai come vanno le cose, nella speranza che nonna Peppina possa passare il Natale in casa, al caldo, con il suo presepe donato dagli artigiani napoletani. Se il vostro futuro deve dipendere dal lancio di una monetina a Bruxelles, scegliete chi ha governato fino a ieri. Se pensate che i nostri figli meritino qualcosa di meglio, io ci sono. A proposito, e chiudo, altrimenti mi lasciano giù dall'aereo, non prendetevi impegni per il weekend del 2 e 3 dicembre. Mancano 15 giorni, 2 e 3 dicembre, a proposito di follia, ci saranno gazebo della Lega in 1000 piazze in tutta Italia, in 1000 piazze in tutta Italia, da nord a sud, da Milano a Bari, da Treviso a Bologna a Roma, per raccogliere le firme contro il folle progetto dello Ius Soli, su cui Renzi, Pisapia, Bersani e D'Alema pensano di ricostruire la sinistra. Cioè, sulla pelle degli italiani, regalando centinaia di migliaia di cittadinanze, pensano di ricostruire una sinistra di governo col lancio della monetina. E siccome prevenire è meglio che curare, aspetto voi con le vostre firme, con la vostra testa e soprattutto il vostro cuore. La cittadinanza non si regala, la cittadinanza si merita, è un percorso che va voluto, va desiderato, va meritato e non è un biglietto premio al Luna Park. Quindi sabato 2 e domenica 3 dicembre anche nella piazza della vostra città ci sarà il gazebo che i volontari della Lega, al sole o sotto la neve
non lo so, non ci ferma il tempo e non ci ferma il freddo, siamo qua a difendere un'idea di futuro dove vengano prima gli italiani, senza lanci delle monetine. Vi rendete conto? Chiudo come ho cominciato, quindi vi aspetto, se volete dare una mano, si parlerà non solo di Jussol e di immigrazione, ma ci saranno anche le proposte economiche della Lega, sulle tasse, sul lavoro, sulle pensioni, sui giovani, sulla legge Fornero, senza fare promesse a vanvera di regalare 80 euro, 1000 euro, 5000 euro, l'Italia che governeremo e che rilanceremo, a prescindere da chi lancia le monetine e decide del futuro dei nostri figli e delle nostre aziende lanciando le monetine. Al governo, i 17 miliardi di euro che gli italiani regalano ogni anno a Bruxelles, li rivediamo tutti centesimo per centesimo. E se ci avanza una monetina, potete intuire che uso faremo fare di questa monetina a certa gente. Non mollate, se voi ci siete, io ci sono.